Buon pomeriggio ragazzi, bentornati. Ah, guarda come mi gira la visuale subito. Perfetta. Bentornati in Dark Souls 3 Randomizer, anzi per meglio dire Dark Souls 3 Randomauro. Allora, cosa ci tocca oggi? Se non ricordo male, è passato qualche giorno dall'ultima volta, se non ricordo male, dobbiamo andare a Cathedral, vero? Eh sì. Attenzione, 35 trasmissioni di Arnaldone. Bravo Arnaldone, bravissimo. Franco con 60 trasmissioni, che sarebbe Lixon. Continua a cambiare nome. A me onestamente stasera non sta piacendo, ma neanche a me, Lixon, ti devo dire la verità. Allora, gradirei se tu stessi zitto. Andiamo. Backflip, 1, 2, 3. Fatto, baby. Non mi fa abbonare con il Prime perché? Non lo so. Non ne ho idea, dovresti poterlo fare, non dovrebbe essere un problema dal lato mio, in teoria. No, sono a 68, se arrivo a 100 mi dai il VIP. Allora, grande big respect per le tue 68, ma non posso. Guarda lì. Guarda questo. Non posso nel rispetto delle regole, non posso. Mi piace. Allora, Cathedral, area tostarella. Sto provando a pensare se ci sono zone con grande concentrazione di nemici. Sì, ce n'è una qua subito, vicinissima. Capiamo se sono stati randomizzati, se no potrebbe essere un bel delirio passarci in mezzo. E il boss, beh, sicuramente sarà più difficile dei diaconi, che sono letteralmente una free win. Però vediamo, già un po' di roba tosta è uscita. Ne rimane molt'altra, quindi vedremo. Allora, i boss sono randomici fra di loro, sì, cioè i mob sono sostituiti da mob, mentre i boss sono sostituiti da boss, quindi non sono intercambiabili, ecco. E già partiamo bene, perfetto. Cerchiamo sempre di andare con calma, per quanto possibile di pulire le aree in modo da avere abbastanza anime da livellare. Qua è inutile entrarci adesso. Vediamo di qua. Jin perde le trasmissioni. Oggi Jintok non c'è. No, vedo che scrivono. Sono l'amico di Jintok. Questo è il mio account, però Jintok sta guardando la live dal mio telefono. Grande Jintok. E grande anche amico di Jintok. Quindi ti perdi la streak, Jintokone. Molto male. I diaconi saranno 300 boss. No, credo che comunque il gioco li processi come un boss solo. Oddio. Forse però il gioco li processa come mob, perché loro tecnicamente sono mob. E quindi mi spara... Oh, alla faccia del cazzo. E quindi mi spara tipo 3000 mob... Oh. Tu sei spawnato adesso. Tipo 3000 mob diversi? Issues Error. Grazie per il Prime, bello, benvenuto. Ma lo lasciamo anche perdere lui, direi, no? Buonasera. Io vado. Volevo un abbraccio. Anello di pietra magica. Cerchiamo di recuperare tutti i drop, che vi ricordo anch'essi sono randomizzati. Come avete appena visto, abbiamo beccato lo spadone di Farron, quindi l'avrete già capito. Più sensuale Gorbo Mauro. Molto difficile. Non posso rispondere. Buongiorno Issues. Ok, anima morente. Not bad. Va bene. Nox, ma è finita col drago dietro lo short. L'ho fatto fuori. Alla faccia. Allora. Mag, benvenuto. Tu te lo fai fare sto backstab? No. Tust. Grazie per l'abbonamento, primo mese, benvenuto. Boom. Ed è partito l'hype train. Grazie ragazzi, siete sempre troppo gentili, troppo di supporto. Non è un eufemismo, troppo. Fate meno, non merito questo. Sono obiettivamente mediocre. Opinioni DLC di Elden Ring... Non ho ancora visto il trailer. Sono gasato,
perché comunque lo voglio giocare, ma allo stesso tempo mi mette in difficoltà perché non ho mai portato Elden Ring e non voglio portare solo il DLC, quindi sto valutando se e come portare una run, cosa fare. Comunque questo probabilmente non vi interessa, è una cosa molto personale. Sul DLC in sé devo ancora vedere il trailer perché me lo voglio vedere con calma dopo aver deciso cosa fare. Perché si è buttato? Guarda, guarda come è incazzato. Non sei gasato se non hai ancora visto il trailer. Vabbè, ma so più o meno cosa c'è dentro. No, ma sono gasato. Ciao Fabiuccio, benvenuto. Sono gasato. Cioè, di default, perché so che Elden Ring è stato un giocone, perché mi è piaciuto tanto. Ah, eccolo, Gintok. Eccolo. Quando le facile, abbiamo trovate. Ben trovate. Bella sta randomizer. Ah, vi leggo da TikTok, ragazzi. Come va? Bella sta randomizer. Sì, mi sto divertendo. I mob sono livellati in base alla zona in cui ti trovi. Esatto, Fabiuccio. Vengono scalati, diciamo, in base alla zona in cui ci troviamo. Sia come danni che come vita. Ovviamente, però, sono... Cioè, non so come esprimerlo. Nel senso, il moveset rimane lo stesso e se ci sono alcuni attacchi che fanno tantissimi danni... Anche se vengono scalati, fanno comunque tantissimi danni. Quindi comunque l'esperienza è sbilanciata nel complesso. Però ci sta. No, le falci non le uso. Ciao, Caster. Non per dire, ma prima ero su TikTok in live. Ho visto uno spoiler di Undertale, quindi attento. No, io sto abbastanza attento. Ma poi devo dire la verità, non guardo troppo TikTok. C'ho quei periodi in cui mi perdo. Tipo mi faccio 2 ore di TikTok. No reason. Però di default non guardo troppo TikTok. Ecco, qui direi che l'idea è correre. Tipo, qui questi mob sono chiaramente livellati sull'area, ma sono troppi. Sono ingestibili. E quindi, alla fine, l'unica cosa che puoi fare è provare a fuggire. Ok. Sento che ho appena mentito, perché? No, tu devi stare zitto. Esatto, bravo Francesco. Mauro non scappa dagli avversari, li risparmia. Bravissimo. Così non avresti più letto i nemici di TikTok. Ah, ma tu intendevi nella mia chat. Io pensavo che prima eri in una live TikTok, cioè che eri su TikTok e hai visto degli spoiler. Non avevo capito cosa intendessi. No, nella mia chat no. Sono bravi nella mia chat. Oggi quinto Pantheon? Ovviamente no. Ma oggi, stamattina, ho fatto un try di quinto Pantheon e sono morto da... Da chi sono morto? Sai che non mi ricordo più. Non da Sly. Un po' prima. Non mi ricordo. Già dimenticate gli spoiler su TikTok. Ma sì, su TikTok arrivano una valanga di spoiler. Infatti quando faccio le blind run non lo tengo. La verità è questa. Aia. Però in genere non è che mi arrivano spoiler di altri giochi. Cioè non è che mi arrivano con cattiveria. Mi arrivano perché per qualche ragione la gente che sta lì in live non concepisce che uno possa voler giocare a un videogioco senza che tu gli dica tipo tutto quello che succede all'interno di quel videogioco. Però non è che mi fanno spoiler su altri giochi. Zolla, ho considerato di giocare Dragon's Dogma 2. Io non ho giocato l'1. Un po' mi ispira, più che altro perché ne ho sentito parlare in questo periodo. Ma non ne so molto. Oggi ho visto un po' di notizie del tipo cose di microtransazioni, roba che non mi piace tanto. Ma non ho neanche letto con attenzione, quindi non mi esprimo. Voglio prima capire di cosa si tratti. Lo vorrei provare, ma ti dico la verità, magari aspetto un po' che scenda il prezzo. Aspetto che finisca su un servizio in abbonamento, visto che pago una... fortuna ogni mese per questi abbonamenti.
Quindi, visto che non è proprio uno di quei giochi che ho il desiderio di giocare subito, aspetto. Aspetto e faccio un po' di economia. Quando la First Run su Bloodborne è più o meno nel 2016. No, 2017. Non mi ricordo in che anno l'ho fatta in realtà. Che scenda di prezzo, è di Capcom. No, vabbè, ma tutto scende di prezzo a un certo punto. Comunque si trova in qualche modo, soprattutto su PC. Non sto alludendo alla pirateria, a cui sono assolutamente contrario, ma sto alludendo al fatto che comunque ci sono sconti. Steam, altre piattaforme, in qualche modo si trova. Abbiamo un altro dei signori pazzi. Nox non ha capito il joke. No, sì, l'ho capito il joke, è ovvio. Infatti ti ho risposto dicendoti che la facciamo nel 2017. Guarda, guarda come sta. No, il gigante evocatore Nylon, anche a me sarebbe piaciuto che non evocasse un cazzo, ma la triste verità è che evoca e come? Ma li evoca invisibili. Li evoca invisibili. Qua comunque siamo morti. Siamo vivi. Siamo morti. Perfetto. Ma hai pensato di giocare e portare Omori? Anche questo gioco che conosco solo di nome. Vi devo dire la verità. Ammetto la mia ignoranza. Non so bene di cosa si tratti. Solo di nome. So che è una di quelle perle stile... Non nel senso che è simile, ma... Sulla linea concettualmente di giochi come Undertale. Quindi quelle perle indie, underground, che la gente dice te lo devi giocare. E con Undertale avevano ragione. Lo sto giocando adesso, l'ho quasi finito, credo. Ed effettivamente avevano ragione. Hai mai pensato di giocare Kingdom Hearts? No, quello no, mai. Non l'ho mai pensato. No, madonna, madonna, guarda la vita. No, se hai pensato di S3. Di S3 no, nemmeno. Questa comunque passeggiata più tranquilla a Catania. Non so se mi considera... No, non credo che mi consideri i frammenti di Estus e la polvere di ossa, eccetera, come oggetti chiave, quindi non credo che li troveremo qui, però vediamo. In effetti non sono andato a vedere sotto. Ok. Da dove cazzo sei uscito? Guarda, vi prego, quanti HP ho? Quanti HP ho? Guarda, guarda, il cavaliere ad anelli. No, vabbè, illegale, illegale. Riserone, 10 mesi. Palle, palle anche a te, grazie, bello. Bentornato. Omori te lo consiglio. Bellissima trama, non è neanche tanto lungo. Magari lo proverò, magari lo proverò. Grazie, Morbid. Ciao, nome. Tutto legale, pieno stile di S2. Sì, questa mod è, diciamo, quello che hanno usato per fare di S2. Cioè, hanno generato un seed di questa mod e poi l'hanno chiamato di S2, l'hanno pubblicato. Smash, con i 5 mesi. Sub no damage, easy first stride. Se vuole bene, grazie, Smash. Apprezzo molto il supporto, grazie, bello. Come oggetti chiave cosa intende? Allora, sicuramente, come da nome, tutte le chiavi, quindi quegli oggetti che servono ad aprire qualcosa. Per esempio, la boss fight dei diaconi che faremo ci darà la bambolina, in modo tale che possiamo passare ad Irithyll. Quello è un oggetto chiave. Altre cose non lo so, credo che frammenti di Estus e polvere d'osso non siano oggetti chiave. Quindi... Però quelli sicuramente che servono alla progressione sono loccati. Perché l'ho impostato io. In realtà si possono randomizzare anche quelli volendo, eh. Però ho impostato di loccarli. Hai mai pensato di portare qualche serie su YouTube? No, assolutamente no. Qua van skippati. Allora, il problema qual è? Qual è il problema? Che io vorrei prendere comunque gli oggetti di sotto. Quindi mi sa che qua ci tocca pulire, raga. Non me ne vogliate, ma dobbiamo pulire. Ok.
con calmissima, eh. Ah. Alcuni nemici despawnano direttamente. Allora, che cazzo sta succedendo? Vieni qua. Maledetto. Ok. Eh sì, sta zona è problematica. È problematica, Tust. Tutte le zone in cui c'è un'alta concentrazione di mobbettini del cazzo diventano estremamente problematiche. Tra l'altro qui respawnano all'infinito, se non ricordo male. Diventano estremamente problematiche perché vengono sostituiti. Paradossalmente le zone in cui ci sono pochi mob molto forti invece diventano più easy. Diventano più easy perché vengono sostituiti probabilmente con qualcosa di meno forte. DS4 momento. In New Game Plus avrei gli stessi nemici perché credo. Perché il Seed modifica gli ID dei nemici e quindi l'ID dei nemici resta uguale al New Game Plus, perciò avrei gli stessi nemici. Lingua di palle, gambali di lap. Ok. Faro di cazzo. Oh, possiamo sposarci, raga. Possiamo sposarci. Allora, usiamo il buon senso. Non ci andiamo a cazzo duro. Andiamoci con calma. Altre palle. Grande Riserone. 35. Niente male. Ai, Angulamma. Grande matrimonio di Mauro. Sì. Siete tutti invitati, al matrimonio di Mauro. Sia chiaro. Sì, ma io con un Estus, cioè, non posso fare sta roba qua. Dai, cazzo. Allora, No, neanche il tempo! Neanche il tempo! Guarda! Mi soffia sulle palle per rinfrescarle. Guardalo! Tu stai lì, zitto! Ma guarda un po'. Allora, qual è il fatto? Qual è il fatto? No. No, signori, no. No, e no. E no. E assolutamente no. Neanche per idea. Col cazzo proprio. Dove devo andare? Non era di qua. Posso passare un attimo? Non vedo, non capisco cosa succede. Dovete aver pazienza. Non potete mettervi così. Sì, veramente mancava solo lui. Campi glaciali sono più facili. Madonna, Gael. Madonna, santa. Senti il do please stop. Così che ti prende pure per il culo. Bello. Sapendo chi è figo. Come faccio ad imparare a memoria i moveset dei boss? Mi chiedono su TikTok. Ma in realtà è solamente allenamento. Cioè non ho nessun particolare talento. Non sono un giocatore particolarmente forte. In nessun gioco. In realtà. Ci sono dei giochi in cui sono bravo. In Kingdom Hearts sono bravo, senza false modestie. Ma sono bravo perché ho dedicato un sacco di tempo a rifare le stesse cose perché mi piacciono. E quindi alla fine le ho imparate. Però è stato lungo. Cioè, insomma, il messaggio che voglio dare è non ho un talento, non ho un dono.
semplicemente ho avuto tanto tempo da perdere. Questo è il mio talento. No, il lucertolo tanto non droppano un cazzo. Boh, raga, skipperotti, vi direi. Io vi direi skipperotti. Guarda il granchio che cade. No, comunque è fantastica la rando. È fantastica. Pomeriggio più tranquillo a Catanzaro. Ma io non dovevo andare di qua. Questo è un vicolo cieco. Ma cazzo, non mi ricordo più l'area. Pantaloni da Arnaldo? Scusi, signor Granchio. Ok. Ciao, Gorb. Eh sì, Ripperotti. Ripperotti. Sculacciata. Posto tranquillo, sì, questa è la tipica giornata di Catanzaro. Tipica. Se comunque non mi ricordo la strada, ma a parte gli scherzi, dove minchia devo andare? Nome quelle 35 trasmissioni. Bravissimo. Il granchio è la mia immagine spiccicata quando mi metto sul divano. Inamovibile. Adoro il termine inamovibile. Seguo il vento, vai. Shortcut sus. Shortcut potremmo anche prendercela in effetti. Visto che è la decima volta che passiamo. Guarda, guarda il topo, incarognitissimo. Come minchia era qua la route da seguire? Ah, ma che coglione che sono di qua. Giustamente. Ma da dove? Da dove? Allora, guarda, 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 quello ci mancava, quello. Frammento di minchia. Pardon. Frammento grande di minchia. Ma da dove arriva? Ah, sono quelli che sta sammonando lui, certo. No, come faccio a entrare là? Questo comunque è il run back più tranquillo che puoi fare su Dark Souls 2. Via. Ma come cazzo ti permetti? Chi è che ringhia? Sento ringhiare. Perfetto. Easy per Maurone. Easy per Maurone. Scusate, perché cazzo sono hollow? Non dovrei essere hollow, mi sono curato. Ma che cazzo... Mi ero curato! Mi ero curato. No, no. Allora. In teoria mi ero curato. Ero andato alla statua di Velka e mi sono curato. E mi aveva cambiato l'estetica.
Perché no? Come funziona? Cioè, se ti curi da Velka non ti cura del tutto? Lexalt, benvenuto. No, Erash, non è... La randomizzazione avviene prima di lanciare il gioco, tramite un altro software che crea il seed, il cosiddetto seed. E poi ogni volta che la Cioè, puoi rirandomizzarlo quante volte vuoi, ma se io adesso non lo randomizzo più, ogni partita che avvio sarà sempre così. Cioè, semplicemente questo software va a modificare gli ID delle cose che io gli dico di cambiare e li cambia randomicamente con altre. Velka ti assolve dai peccati. No, ma ti cura anche. Infatti ero tornato a posto. La vacuità va curata dalla Fair Keeper. Sì, quello lo so che si può fare, ma da Velka puoi comunque farlo. Ogni volta che muori si... Ah, ok. Ok. Può essere. Sì, sì, so che Velka ti fa la soluzione anche dai peccati. Lo so. Però in teoria ti cura anche dall'ollo. Infatti ce l'avevo fatta. Quale run è questa, Manu? È una run randomizer. Quindi randomizzati, nemici, boss e tutti gli oggetti tranne le chiavi. Cosa ne penso di Enotria? Mi interessa. Voglio provarlo. Mi spiace che From Software gli ha fatto lo scherzone, cazzo, pubblicando il DLC il giorno che avevano dato loro come data d'uscita. E hanno fatto bene a rimandarlo, secondo me. Comunque sono interessato, vorrò provarlo. Velka Smash or Pass... Smash. Palle d'acqua marina. Le invasioni cambiano. Sì, tutti gli NPC cambiano. Allora, gli NPC rimangono uguali, ma hanno degli equipment diversi. Mentre le invasioni cambiano proprio nome. Cioè, gli NPC cattivi cambiano nome, non so come dire. Raffaele, grazie per il Prime. Quindi potrebbe non essere Kirk, esatto. Esattamente. Eh sì, gli hanno fatto lo scherzone, purtroppo, poveracci. Su Xbox si sa ancora quando uscirà, ma credo che in generale non abbiano ancora detto la nuova data, o sbaglio, mi sono perso magari qualcosa io. Shortcuttone. Boom. Ah, 21 agosto. Ah, ok, ok. Sì, quello lo voglio provare. Mi ispira. Poi è un team italiano, quindi... Ci sta. Con nazionali nostri. Solo PS5 e PC, mi sembra. Poi vedrò. In realtà penso che prenderò... Quello che costa meno... Se costa meno su PC, PC, se costa meno PS5, PS5. Non mi fa grande differenza per un gioco del genere. Allora. No, sbagliato strada. Ah, Xbox non è stata inclusa tra le console al lancio per problemi di bilanciamento. Ah, ok. Ok. Reinver 35, grande. Nox, ci parli della lore di Mauro? Non posso farlo. Non mi è consentito. Solo voi potete parlare della lore di Mauro. Io eventualmente posso confermare o smentire alcune teorie. Scudo grande delle palle. Ma non c'è il gigante? Noxil Bet? Yes. Se c'è Riser... O Pino? No, Pino è lavoro. Se c'è Riser in chat, ancora... Riser, ti chiedo una bettina 10 minuti per il first try. Se non c'è, faccio io tra un attimo. Sarà stato randomizzato anche il gigante, penso di sì. Sì. Infatti, e tra l'altro come vedete con un criterio, cioè i mob speciali vengono randomizzati con mob speciali, quindi è
ho seguito un po' dei criteri per la randomizzazione, per non farla troppo folle che poi diventava ingiocabile. Ci ha provato, ma è caduto. Abito di Leonard. Siamo troppo tronfi per l'abito di Leonard. Tretrai, quando uccidi Orbeck, dopo che gli abbiamo comprato qualcosa, penso. Dox, è vero che Mauro non allena le gambe in palestra? Sì, questo è vero, è vero. Per non essere troppo forte lo fa. Mi sto facendo la bet, eh. Vai, bet partita. Potete bettare per il boss. Non si sa chi è, quindi ludopatia pura, alla cieca. Alla cieca. Sarebbe carino adesso un bel fight con la gang dell'abisso. Sarebbe lore accurate, in qualche modo. Quindi why not? Me la collerei. Ok. Ci sta Aldrich di Aldrich di Archtrons, spero di no. Archtrons comunque non vedo l'ora che lo patchino, perché poi lo voglio giocare. Così è troppo sbilanciato. Non mi diverto. Oh cazzo. Easy. Shortcut. Ah, non è sicuro che Notre esca anche su Xbox proprio, ma vi devo dire, Xbox è la console da me meno cagata al momento, perché ho un Xbox One X che comprai perché avevo la Play 4. Mid-gen ho deciso di comprare l'Xbox per recuperare un po' di roba Xbox e poi ho comprato Play 5. Ora, qualche mese fa mi sono fatto un PC molto buono e quindi diciamo Xbox non è molto una priorità per me, perché la maggior parte delle cose Xbox posso giocare su PC. Tra cui l'ottimo Game Pass, che è un servizio della Madonna. Come si scendeva di sotto, che non me lo ricordo più? Con i nostri soldi pagliacci. Ma in realtà no, prevalentemente con i miei, a dire il vero. Non si guadagna molto facendo questa roba. Però, comunque qualcosina sì. Guanti neri. Quanto costa il Game Pass? Ma tipo una decina d'euro al mese, una roba del genere. Un prezzo decisamente adatto al servizio che è. Worth it. Io ho giocato un sacco di roba con Game Pass nell'ultimo periodo. Lies of P l'ho giocato su Game Pass. Hollow Knight l'ho giocato su Game Pass. E già solo questi valgono il prezzo. Ma poi anche altra roba. PC costa meno. Ah sì? Occhio. Ok. Ah minchia, 15 per console. Per console è tanto. Perché così tanto di più? Ma poi scusate, io ce l'ho per PC e mi ha fatto giocare dall'Xbox a Lies of P quando ero abbonato. E avevo l'abbonamento per PC da 10 euro. Ah, perché paghi non... Ok, ok, ok. Ho capito. Vediamo qui chi mi mette. Me la collo. Ah, mi ha colpito? Non me la collo. Andiamo avanti. Se vuoi giocare online serve ultimate, ok. Ok, ok, ok. Cassa, no, non c'è cassa. Ah, giusto, c'ho la shortcut. Nel culo. Stop.
Stavo scivolando. Zohir, grazie, bello, benvenuto. Il Game Pass PC offre qualche gioco in meno oltre al live per giocare online. Ah, ok, ok. Non lo sapevo. Devo dire che sì. Allora, l'Xbox, ripeto, ho una One X. Ottima console, niente contro la One X, ma praticamente non la uso mai. Non la uso mai, ce l'ho attaccata alla TV in sala. Ci ho giocato una volta Lies of P con il Game Pass. E tra l'altro molto figo perché mi ha conservato i miei salvataggi di Lies of P. Poi non so se tutti i giochi sono sincati. Un try di Guile? Vediamo, secondo me è un po' presto. In sala, perché ricordiamo, Nox abita nella reggia di Caserne. Di Caserta, esatto, esattamente. Facciamo fuori loro. Tra l'altro, scusate, con Ultimate è anche inclusi giochi ottimizzati che non avresti nel core. Diciamo che conviene l'Ultimate se hai un Xbox, ok. Ok, io no. Non so come si chiama l'abbonamento che ho io, comunque è quello per PC, prevalentemente, perché lo pago una decina d'euro al mese. E poi ho l'abbonamento annuale PS Plus, PS Plus, anche quello mi sembra si chiami Ultimate, mi sembra anche quello. O Extra, forse Extra. Comunque, insomma, quello massimo, di PlayStation o quello massimo, perché quello lo uso. Allora, queste le prendo. Ah, ok. Anello del figlio del sole qui potrebbe anche essere lore accurate. Alla fine dei conti. Ma con quale hitbox? Va bene. Sì, me li sta lanciando appresso i materiali del crafting, sì. Lui è del DLC, no. No, no, no. Lui si trova al... Si trova... Ce ne sono due. Uno... subito sotto l'insediamento dei non morti. Dove ti aiuta anche... Sig. E un altro al lago ardente. No, non c'è cassa ora. Sì, sì, è un nemico, diciamo, tra virgolette, unico. È un mini boss, tipo. Tra l'altro, quello al lago ardente è figo perché lo puoi far combattere col Mimic. Hai 2 minuti per arrivare al boss. Sì, ma infatti ora lo skippiamo, quello lì. Questo Guile è diverso da quello che si trova nel gioco normale. Chi c'è al suo posto? Allora, no, Guile l'abbiamo trovato al posto della Dancer. E non è diverso se non per il fatto che è bilanciato sulla Dancer. Solito discorso, no? Nemici bilanciati sull'area su cui si trovano. Ok. Ah, quello dentro la cappella. Ah, ok, scusa. Non avevo capito, pensavo che prima parlavamo di... Mi ha detto facciamo un try di Guile. Boh, potrei anche... Tutto sommato... Sì, sono randomizzate anche gli equip degli NPC. Sì. Ottimo.
Lo uccisiamo malamente lui. Più che altro perché dovrebbe dropparci qualcosa. In teoria ci droppa un anello il ragnone qua. Ciao Raizerone, buon lavoro. Madonna, illegale. Immagina lavorare, eh sì. Una vitaccia. Oh, Ez, first try. Ma vaffanculo, andiamo. Mi sono bracciato anche perché in teoria qua potrebbe invadermi il Chiercone. My brother. No, un altro no. Ah, allora, è sempre Kirk che mi invade, cioè si chiama sempre Kirk, ma sarà equipato diversamente, guardate. No, raga, no, dai, ti prego. Non puoi avere sto aggro qua. Come cazzo, basta! Fanculo gli oggetti, andiamo. Oh. Chill. Chill. Nel chill. Sì, esatto, se non mettono un albero ogni due passi non sono contento, sto Sid. Senza testa potremmo anche lasciarlo dove sta. Oh! Pazzo. Che arma sto usando? La spada oscura, mi pare si chiami. Sì. Spada oscura. Nel gioco normale la droppano i Dark Wraith. Sì, il demone è incazzatissimo. Sembra che gli ho fatto qualcosa. Qui non c'era lo shortcuttone. Ricordo male. Ah, tipo vi faccio vedere, no? Qua c'è Horas il muto che però, come vedete, ha un'equipe completamente diversa. Tra l'altro, voto drip di Horas. Forse l'abbiamo già fatto l'altra volta, ma rifacciamo. No, posso andare a guardare un altro live su Dragon's Dogma 2? No, vietato. 6? Secondo me non è malaccio. 7 glielo do. Sì, 7, dai. No, 10 è un po' esagerato. 8, vabbè. Sei un po' di manica larga, Reed. 7 e mezzo, dai, 7 e mezzo non se ne parla più, forza. 7 e mezzo non ne parliamo più. Non c'era uno shortcuttino qua, mi ricordo male io. C'era lo shortcuttino, dai. Quindi puoi vedere le facce degli NPC se hanno l'equipe giusto. Pazzesco, comunque un bel 6 più. Esatto, esatto. Intanto c'è un backflip, un 2-3, fatto. Infatti abbiamo visto la faccia di Harry e ho notato una cosa particolare. Lei è completamente hollow. Completamente. È super vacua, non l'avevo mai vista. Sì, dici tanto il boss è first try. Senza cure... Non ci entro neanche full vita. Con 17.000 anime. Tanto non le perdiamo. Maurone, incredibile. Bevo solo un po' d'acqua. Linfa vitale. E si va. Ammazza Draghi. Ti prego, no. Spirito scuro esiliato, intanto. Ha capito. Sai cos'è la cosa? Kirk lui invade qui, no? Ha detto invado, un povero stronzo. Ha capito adesso che era Mauro. Ha capito Mauro, ha detto va bene raga, lascio stare. Ha fatto Sudoku e arrivederci. Via! Esatto. Archtron referenza.
Però posso dire che è lore accurate e che in st'arena ci sta anche bene. Predictato, sì. Siamo morti. Ah, devi la grappa, non ce l'ho. Non credo di averla. No. Aia. Ah, le fiasche mi sono ricaricate. Che coglione. Ero a zero. Ero a zero. Mi sono ribilanciate con Kirk. Cassa, sì. Maledetti. Vai, via con un'altra bet. Partita per il secondo try, via. Non ho voluto bere il grappino. No, ho sbagliato. Pensavo che con la grappa ti riferissi al decotto di Sig. Che non ho più, perché l'ho già usato. Lo so che ce l'avevo le fiale, ma ne avevo zero prima. Cioè, prima di entrare in realtà ne avevo già due, ma me le ha rifullate quando si è ucciso Kirk. Che palle, cazzo. La vincevamo. Quella con due fiale la vincevamo. Anche gli scambi sono random, in che senso, Lixon? Sì, sì, Smoke, è una randomizer. Una randomauro, per l'esattezza. Con l'uccello? Non lo so, ne abbiamo fatto uno l'altra volta, ma non mi ricordo. Sarò sincero. Hai tutti i miei cornetti nelle tue mani, porca miseria. Quanti sono, per curiosità? Perché così tanti voti sul no? Perché sono miscredenti. Slaughter, sono dei miscredenti del cazzo che non hanno capito che hanno a che fare con il pro playerito. Best Dark Souls player in the world. Guarda. Guarda come me la sfango da qui. Tranquillamente. Awakapintu, benvenuto. Sono dei miscredenti del cazzo. Va che movimento di bacino, esatto. Esattamente. Belli. Così vinciamo qualcosa. Sì, sì. Vai, vai. Ah, beh, tu hai votato su Silixon. Ok, allora tu sei mio fratello. Vai. Fai vedere Harry prima di entrare. C'è anche Harry qua. Ve la faccio vedere. Siete sicuri che ci sia? Ah, sì? Eccola. Ah, no. Qui non è Hollow. Raga, vi giuro che al primo incontro lei è Hollow. Al primo incontro è Hollow. E chi c'era in live la volta scorsa o chi ha visto l'episodio precedente lo sa. Ah! Una giocazza. Voglio vedere il drip di Rosaria. No, ma Rosaria resta uguale. Perché non è un NPC. Ci hai scammati pure l'aspetto di Harry. Non ha ritenuto. No, non è vero, non è vero. Non vi ho scammati. E se non ci credete, punto esclamativo YouTube in chat, e vi recuperate gli altri episodi della Randomauro. In realtà il secondo non è ancora uscito. Però il primo è uscito ieri. E dopodomani credo uscirà il secondo. Scusate, mi drifta il controller, guardate, vi faccio vedere la tecnica suprema per il Joy-Con Drift, che non è un Joy-Con, ma è un DualSense. Ads. Entriamo e spacchiamo.
Ok. Comunque veramente lore accurate, cioè nel senso, in realtà non ha senso che si trovi qui a dir la verità, però è comunque collegato. È mega collegato. No, ti prego Aldrich, però devi darti una regolata. Lui è uno dei boss che odio di più di S3. Uno di quelli proprio più stronzi e insopportabili. Ma corri, imbecille! Ez. Non offendere Mauro, no, avete ragione, avevo sbagliato, Scusate. Scusate. Abbiamo finito qua, no? Sì. Scusate. Ah, giusto. Stavo dicendo, perché non mi ha dato i tizzoni? Giustamente, perché non è Aldrich. Ok, ok. C'è un drop, sì. Bomba nera. Cassa? Sì. Meriti una sub giftata? Ma di base no. Ti dico la verità. Regolare, vai. Utilissima. Beh, può tornare utile. Perché no? Ce l'ho un server Discord, Manu, ce l'ho un server Discord. Sì, sì, lo trovi... Tu sei su TikTok, dovresti trovarlo nella bio, c'è il multilink, ma se vuoi vieni su Twitch, c'è il comando in chat. Grazie, Zitrones, per il giftino. Perché non sono un miscredente, grande Zitrones. Basta. Non c'ho più voglia di avventurarmi qua, vi dico la verità. E allora comincia il nostro viaggio. Comincia il nostro viaggio verso fanculo, perché prima di tutto livelliamo. Poi si vede. Bruciamo la scheggia, sì. Buono, non male. E qualche level up. Welcome home. Very well, that taken up. Vita, secondo me, ma ne abbiamo abbastanza. Tempra. Sì, dai. Ha più senso andare su Tempra 15 e poi ci livelliamo forza. Ok, vediamo. Ah, sì, parlo con loro così progredisco la quest. Guardate, guardate. Che ve lo dicevo prima. È Hollow. È assolutamente Hollow. Visto? Visto? Porta un Fallout. Fallout non è tanto il mio genere. Giocai al 3 quando ero più piccolino. Mi è piaciuto, però... Non è troppo il mio genere. Oh, we spoke, we read the man of the little Aldrich, a pilgrim, and so become... Aldrich is on a pilgrim. Va bene, comincia... No. Dobbiamo andare... No. Far run keep. Vediamo se Ludred ci dà qualcosa con l'anima di mio fratello. Non era qua? No. Altro lato. Ah no, è semplicemente il secondo, ok. Anche a livello di lore è giusto che sia Hollow. Quando la sposi ottieni i suoi tre segni oscuri se non erro. Ma infatti ha senso che sia Hollow. Di fatto ha senso. Aha, thou returned. So. Ma non ci ha droppato l'anima. Scusate. No, no.
Ah no. Non ci ha droppato l'anima? Ho visto male io? Vabbè. Va bene lo stesso. Verso Farron Keep. Bosco. Ah, mi ha dato la scheggia al posto dell'animo, ok. Ci sta. Farron Skip magari. 14 sub, minchia, grazie Zitrones. È un giga supporto, cazzo. Veramente. Qui c'è un altro di quei maledetti evocatori. Bordone nebuloso! Ragazzi, il bordone! Il bordone! È tornato! Bordone is back! Il bordone nebuloso! È lui! Bordone! Vieni qua che ti sbordono tutto, ti faccio vedere... Ah, sei stato sbordonato, eh? Guarda, quello stava venendo e ha detto, ma cambio idea, mi sa che me ne vado dal cazzo. Zoe, piromante del deserto. Tipo, qua non c'era Zoe, piromante del deserto, l'hanno randomizzata. Zitrones, grazie, grazie mille per la sub giftata, grazie mille, bello. Gidanone, ciao bello, grazie mille per il raid con i tuoi ragazzi. Ciao ragazzi di Gidano, stiamo facendo una randomizer su Dark Souls 3. È la mia prima randomizer, abbiamo randomizzato tutti gli oggetti, e, tranne quelli chiave, tutti i mob e tutti i boss, ma sono stati randomizzati per categoria. Quindi un boss può essere sostituito soltanto da un boss e così vale anche per i mob. Spero che vi piaccia il contenuto. Ah, ah, ah. Lui è Mauro. Rando Mauro. Dovrebbe averci invaso, esatto. Hazel. Ciao Gidanone. Perché questa live pomeridiana rompi la schedule? Guanti d'arme di Alba. Trovate una lore per questo. Titanite, pietra prismatica, va bene. Qua c'è la roba, sì. Ah, no, no, no. Non si apriva. Allora. Vediamo un posto Farron Keep. Non sono troppo entusiasta, devo dirvi la verità, di fare Forte di Farron, però va fatto. Settatina, andiamo. Cos'è sta roba del watch time? È un comando di Stream Elements che vi dice quanto tempo siete stati a guardare, a perdere tempo su questo canale. Grazie Zitrones, grazie mille. Basta così. Apprezzo infinitamente, grazie mille. Troppo, troppo. Sì, l'ho attivato dopo un po'. All'inizio non c'era, perché lo devi attivare manualmente da Stream Elements. Quindi all'inizio non c'era. Io lascerei stare lì, vi dico la verità. Palude velenosa con nemici random? Perché no? Esatto. Questo è il sogno bagnato di Miyazaki. Va bene. Tra l'altro non mi ricordo neanche dove minchia devo andare. Ah, avevi sbagliato e... Ah, ok, ho capito. No, vabbè, ma non devi scusarti, figurati, anzi... Mi fai contentissimo, ma... Troppa roba, troppa roba. Easy. Questa è una delle skills di Mauro, comunque. Quella di essere assolutamente invulnerabile quando fa qualcosa che gli interessa. Tipo ora sta accendendo qui, non si lascia tangere da chi lo sta colpendo. Dice, no, scusate ragazzi, aspettate, io faccio questa cosa qui. Sa mettere se stesso davanti. Per qualcuno è un difetto, ma vi dico, è anche un pregio. Questo è anche un pregio. Saper darsi priorità. Lui dà priorità a questo, in questo momento.
Ora ha finito, tranquillamente, e in tranquillità fa un po' di capriole. Ecco, vedi? No problem. Easy peasy, perfetto. L'ha scelto lui, eh? L'ha scelto lui. L'ha scelto lui. Non è stato ucciso, si è concesso ai suoi nemici. L'ha scelto lui. Allora, gioco Simone Dark Souls 3, randomizzato. Canonico, sì. Esattamente. Io lo so che qua potrei recuperare oggetti, roba, eccetera, ma... qui c'era qualcosa, no? Vi dico la verità, me ne fotto. La cosa migliore che puoi fare al Forte di Farron è andartene. È proprio la cosa migliore che puoi fare. Quindi ci concentriamo su quello. Sull'andarcene. Anello di Morn, why not? Mi stai rompendo i coglioni, eh? Fattelo dire. Ce l'abbiamo il... no. Ma manco per niente ce l'abbiamo. Quindi alla fine facciamo il Farron Skip. Tutto torna, esattamente. Qual è il problema mio col Forte di Farron? Il problema mio col Forte di Farron è che... non me lo ricordo. Cioè io non mi ricordo dove cazzo erano le salite per i tre... interruttori. Capite? Va bene. Ok, uno è lì. No! No! Salvo, benvenuto! Come tutti, no? Esatto. È che fa cagare il forte. Sì, fa cagare forte proprio. Caos ribollente. Why not? Secondo me... a occhio, io una salita l'ho già missata. Tra l'altro non ho neanche le cose per velocizzarmi. Madonna santa. Ok. Ok, Dario, benvenuto. Grazie. Comunque stai sulla sinistra, ne accendi due. Ok, ormai credo di essermi perso completamente. Siamo tornati all'inizio. Quello l'ho acceso. Vixen, smettila. Ok. Questo qua lo dobbiamo ancora accendere, mi sa. No, questo è quello che abbiamo acceso. E dai. Boh, l'oggettino me lo piglio, why not? Sarai stronzo proprio, eh? Ok, ok. Dal falò forte di fare una destra... ce n'è una nella paluda, a sinistra ce ne sono due che si trovano una dopo l'altra. A destra dal falò. E le altre due sono a sinistra, quindi ora devo andare di qua e andare verso sinistra. A rigor di logica, no? Devo seguire i fuochi. Giusto? Oh, muschio purpureo, botta di culo qua. E vi dirò, per non saperne leggere né scrivere. Via. Eccolo qua, il granchio di guardia. Ha! Combatti! Affrontami! Granchio di guardia!
destro, sinistro. Ah! Il fortissimo granchio di guardia è stato sconfitto. Via. Non c'è il comando Mauro, no, non esiste. Affrontami, Sekiro! Esatto, tra l'altro lui è un po'... Vabbè, non voglio fare spoiler. Adesso no, non lo vedete bene purtroppo. Forse qua lo fa... No, lo fa vedere sempre Ollo. Purtroppo è Ollo. Però poteva essere un po' un personaggio di Sekiro. Sarò del tutto sincero con voi ragazzi. Andrò al falò. Non me ne vogliate. Ecco fatto. E ora dovrebbe essercene un altro qua, no? No. Perché no? Povero granchio di guardia. No, però ha combattuto con onore, eh. Aia! Sei proprio un pezzo di merda. Con calma, Dai, dai, sei un bastardo. Nel culo. Nel culo. Qua ci ha messo un mimic, va bene. Senza sound effect. Fa tutto in silenzio lui. Ti conviene tornare al falò? Ora vediamo, eh. Potremmo anche salir. Guardalo lì. Proviamo a salire? Ti prego, ti prego. Easy per Maurone. Easy per Maurone. Guarda che vanno a un frame al secondo. Un album fotografico. Quelle palle di fuoco sì, abbiamo rischiato. Onesta, abbiamo rischiato. Sì, Estus più uno qua è pesante. Poi averne solo 5 è pesante. Ma, entriamo nel patto, va. Già che siamo qua. Mi darà anche il trofeo, immagino. Veste della strega nera, va bene. E becchiamo il trofeo. Prova del patto. Bettina per qualunque cosa ci sia sopra? Vai. Questa non è per il boss che sostituirà i guardiani, ma è per quello che troviamo sopra, ragazzi. Va bene. Qui non c'è altro, se non sbaglio. Buono. Provo il drip? Certo, per voi questo è altro. Allora, è bello, ma questo qua magari ce lo mettiamo poi al momento del matrimonio. Questo è più un abito da matrimonio, secondo me. Per la quest è meglio tenere questo qui. No, ottimo abito da matrimonio, eh. Dave, benvenuto. Ottimo, ottimo. Per il matrimonio è perfetto, però magari qui per girare meno. Dove minchia era la... Ah, ok, qua. Ho fatto tutto il giro inutilmente, va bene. Pronti? Vediamo cosa ci aspetta su. Com'è andata la bet? 60-40. Queste sono le bet che mi piacciono. Vai.
Queste sono le bet che mi piacciono. Non ve l'ho ancora chiesto oggi, ragazzi, ma bilanciamento, volume di gioco e mio microfono va bene. Immagino di sì, se no me l'avreste già detto, però chiedo sempre. Ma che cazzo? In teoria dovevo sostituirlo con un nemico speciale. Tutto ok, grazie Nylon. Ah, sì, sì, è un nemico speciale, ok. Ok. Gulamam. Ez. L'abbiamo sbordonato, signori. Sbordonato. Siamo pieni di lingue pallide in questa run. Sbordonato e vi faccio già partire una bet da 10 minuti per i guardiani. Vai. Partita una seconda bet, ho fatto cassa, eh. Partita una seconda bet per i guardiani. Stanite scintillante. Sono stato miscredente, sono stato punito. Ebbene sì, Sloterino. Va così, quando non credi a Papa Nox. Qui, se non ricordo male, c'erano dei drop. Oltre, esatto, qua. All-in? All-in di quanto, Destiny? Sì, qua c'era pieno di roba, raga. Mo si sbordona. Spade della danzatrice. Sicuro? Non te la prendi? Va bene. Pom! Nel chiulo. Boom. Quanto hai messo, Destiny? 27k. Porca miseria. Lo riconoscete comunque questo ponte qua? Cioè, in realtà è da quel lato lì. Comunque è il ponte dell'inizio. Di quando arriviamo oltre il castello di Lothric. Diciamo che DS3 non ha quell'interconnessione di DS1 delle mappe. DS1, devo dirvi la verità, rimane ancora il mio preferito. Insuperabile per me. Nonostante comunque gli anni si sentano molto di più su di lui che sul 3. Però anche DS3 è veramente un giocone, raga. Veramente un giocone. C'è poco da fare. Aspetto perché mi voglio curare. DS2 non mi fa impazzire, sincero, lo sto giocando. Allora, Carbon, ti dico. DS2 sicuramente messo a confronto con i giganti videoludici che sono DS1 e DS3, ovviamente non riesce a reggere il confronto. È un gioco diverso, belli i gambari di Havel, bella la scheggia di Estus, molto buono. Però ti dico, io lo trovo un gioco... Oh, che palle. Comunque unico, comunque iconico, comunque speciale. E nonostante i gravi problemi che ha, perché sono gravi, è un giocone, secondo me. Questa è la mia idea. Falcione del Cavaliere Nero. Questo in DS1 ci avrebbe svoltato la run. Qui, me. È un giocone. Non farlo adesso, questa cosa che ti sto dicendo, ma dopo che l'avrai finito, se vuoi sentire in 3 minuti quello che ne penso, c'è un video sul mio canale YouTube Noxil TV che si chiama Grazie Dark Souls 2. 3 minuti. Non farlo adesso, rischi di farti spoiler. Dopo che l'hai finito. Se ti va. Sono 3 minuti.
Poi vuoi mettere i meme di DS2. Allora, la run di DS2. Ora, io sto parlando proprio da un punto di vista puramente videoludico, proprio come videogioco, al di fuori del mio percorso da content creator. Però, come creator è stata incredibile. Cioè, la run di DS2, raga, ci siamo divertiti come delle merde. Cioè, come delle merde. Come delle merde. Vincolo. Va bene, grazie mille, sono quasi a metà gioco. Prenditi il tuo tempo, giocatelo con calma, incazzati giustamente, insultalo giustamente perché se lo merita, e poi alla fine, vabbè, tira le tue somme e se ti va, guarda anche io che ho tirato le mie in quei 3 minuti. 2.5 su Nonox, stupiscimi, vai, ci proviamo. Aspetta. Abbiamo droppato un botto di armi fighissime, però no, rimango fedele alla nostra spalla. Volevo vedere quanto ci manca. Un pezzo di titanite ci manca. Chissà se qualcuno lo vende, ma non credo. Ok. Si sa già che boss c'è? No, non ci siamo ancora arrivati. No. Frammenti, frammenti. No, non devo farla affilata. Questa mi avete detto grezza al limite. Cioè, non grezza. Come mi avevate suggerito di modificarla la spada oscura? Che non ricordo più. Raffinata. Ok. Quindi non mi serve quella lì. Welcome home. Very well then taken. Vai. Farewell, Ashen One. May the flame. May the flame. Allora, mi aiutate a prendere l'ultimo cazzo di coso? Vai. In fondo di bordone, sì. Sulla destra devo stare o sulla sinistra? Per quello che mi manca. Ciao Nox, sono di Catania e trovo offensivo il fatto che tu abbia ambientato il primo episodio di DS3 Randomizer a Catania. Non puoi offendere così tanto DS3. Hai ragione, Skin, ti devo chiedere scusa. Hai ragione. Da che parte dal falò in mezzo vai tutto a destra stando sul muro a sinistra? Oh cazzo, salvo. Mi metti in difficoltà. The last cazzo di coso, esatto. Dal falò in mezzo sarebbe quello dopo? Vabbè, io ci provo. Ah, quello dopo, ok. Droppino goloso. Prendiamolo prima di andare via. Anime a palle. Comunque, raga, c'ho le mani bucate. Mi sono comprato su PC anche di essere mastered. E ho trovato una mod tipo randomizer anche per quello. Non ho capito bene, si chiama... The Binding of Lordran, è tipo lo rende un roguelike, una roba del genere. E la voglio provare. Ora siamo palesemente nei sobborghi calabresi, esatto. Posso? Worth it per la brace. Lei è un pazzo furioso, ebbene sì. Via. Nox, se vuoi rendere felice un uomo, porta DS1 Randomizer. Allora, prima finiamo questa, poi capiamo. Qualcosa magari farò anche per YouTube. Non so cosa farò in live, cosa farò in video. Comunque, sto periodo mi sto intrippando con sta roba. Allora, da qui, Salvo diceva... dal falò in mezzo... Scusate, devo ricorrere per correre la chat.
Vai a destra. Ma da che lato? Cioè, di qua? Di qua torno indietro di base. Ma destra andando avanti verso di qua. Immagino. Ok. Nella palude a destra. Ok. Qui in teoria c'era il cosino dove trovavamo Elizabeth, no? No. Spinto a caso il prete, for no reason. Posso dirti che mi hai rotti i coglioni, mi hai rotto? Te lo dico, che a un certo punto anche basta, cazzo. La palude è velenosa, Aurora, sì. È assolutamente velenosa. Elizabeth all'inizio tutta a sinistra. Vabbè, raga, non me la ricordo quest'area. Va bene così. Ascia pesante. Stiamo droppando un sacco di armi fighissime. Ciao, Sabre Wolf. Oh, trovato, basta. Ma sarai un pezzo di merda? Oh. È da un po' che non mi vedevi? Sto facendo un po' meno live sto periodo, ma... sono sempre su YouTube, pubblico spesso su YouTube, mi raccomando, se siete in chat su Twitch, punto esclamativo, YouTube, vi escono i canali, guardate là, che le live magari non ci sono sempre, ma su YouTube pubblico un botto, quindi... Michel, benvenuto. Ok, pronti per il boss? Qui non c'era il granchio di guardia. Buone le braccia. Buone. Sapete che vi dico? Io così, vivo nel lusso. No, non volevo andare all'altare. Volevo solo andare all'ultimo falò. Allora. Quanto mi chiede? Ma un livello, non ci arriviamo, vero? No. Farewell, Ashen One. Guarda la bet, vediamo. 57-43, non male. Abbiamo un Destiny con 27k sul regolare, porca miseria. E la bet più alta invece sul no ce la mette Gorb con quasi 7000, comunque dignitosa, Bet dignitosa. Dignitosissima. Allora. Tecla benvenuto, o benvenuta. Ma è normale che se sto fermo su Dark Souls 3 per più di un minuto mi crasha il gioco su PlayStation? Direi di no, Dan. Non è normale per niente. Ciao, Cholasters. Pronti? Si va. Se vai sullo stato ti fa vedere quante anime ti mancano per livellare. Ah, è vero, figo. Namo. Pronti per il boss. Sì, sono live anche su TikTok. Faccio sempre live sia su Twitch che su TikTok. Spesso non tengo la chat di TikTok quando faccio le blindrun perché arrivano un botto di spoiler. Ma quando faccio queste challenge run così, sì. Perché non c'è rischio spoiler. Scudo del bordone! Ripeto.
risolto i problemi dei captcha, ma per ora non me li sta chiedendo, quindi... Guarda, al contrario. Così possiamo esplorarla di sotto, vedere cos'ha di sotto. Sembra un sacchetto della spazzatura. Oh, quello è lo scheletro col cappello. Ma chi è che mi lancia questa merda? Yugi e Saro, benvenuti. Prendiamoci il falò che non si sa mai. Da dove minchia arrivano? Basta. Ciao Pinuccio. Che si dice? Oh, ci siamo. Perché spariscono alcuni sound effects? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Comunque la Calabria è molto bella. Non me la ricordavo con le paludi velenose. No, ma le hanno messe nell'ultima patch. Nell'ultima patch dell'Italia hanno aggiunto le paludi velenose in Calabria. Cioè che poi in realtà c'erano già, di base, tanti anni fa, però le avevano un attimo disattivate per problemi di bilanciamento. Perché stava lì così a pregare verso in cielo? Mo le hanno fixate. Possiamo trovare anche gli anelli più uno? Interessante. Porca miseria. Sì, ci mancava lui. Il cavaliere ad anelli ci mancava a noi. Effettivamente ci mancava solo lui. Perché aggiungono sempre tutto in Calabria? Secondo me c'è del favoritismo, vi dico la verità. Eppure vengo da Reggio, probabile sia nelle zone di Catanzaro al momento. Sì, no, ma adesso qua siamo vicino a Catanzaro. Ai! Chi è che mi ha... Guardalo! Maledetto. Pronti per il boss? We go? Oh! Shit! Non male. Senti, senti che ci sono... ci sono i... guardiani dell'abisso che combattono. Saro, grazie per il Prime, bello, grazie mille. Che sia di buon auspicio per questa boss fight. Vediamo chi troviamo dentro. Si va. Si va. Vabbè, il filmato è uguale. Oh, cazzo. Vabbè, vabbè, poteva andare peggio. Più che altro dovremmo fare due boss di fila qua. Perché in teoria ha una seconda fase con una nuova barra della vita. Ah, meno male che c'è il falò vicino, va. Ci sta sbordonando. Ma non ci lasceremo sbordonare. Ho paura che ci lasceremo sbordonare. Questo che attacco era, per curiosità? In teoria ma dovrebbe partire un'altra boss fight, però. No! No! Perfetto! Perfetto! Meglio così, raga, meglio così. Tizzoni di un signore. Chi? Un signore qualunque.
Come non vale? Vale, vale. Ah, guarda che ci sono i modelli senza texture. Raga, peccato che non abbiamo il binocolo, cazzo. Perché gli ha tolto le texture? Ci sono tutti i modelli buttati senza texture. Che figata. Questo nella lore è perché sono tutti fatti interamente di sbrugna. Cassa? Ha voglia. Ha voglia. Belli, sì. Sono tutti sbrugnati, come vedete. Che livello sono? Ve lo dico subito. 42. L'ho sciolto non perché questo sia il livello giusto per l'armatura della mazzadraghi. Anzi, probabilmente il livello giusto per l'armatura della mazzadraghi è tipo il doppio. Ma questa è una randomizer, quindi i boss vengono ribilanciati dopo essere stati sostituiti con quello che avremmo trovato. Quindi lui è stato bilanciato sui guardiani dell'abisso. Per cui questo livello è più o meno il corretto, diciamo. No, adesso basta bet. Per oggi credo basta bet. Vorrei fare una cosa. Prima di tutto, livellare. Poi voglio fare una cosina. Try di Gael. Ah, vabbè, sì, dai, una bet per un try di Gael. Ci sta. Me l'accollo. Però ve lo faccio di 5 minuti. Anzi, 10, perché voglio prima fare una cosa. Questo è per Gael. Well, speak. Very well taken. Vai. È partita una bet, se volete. Vai così. All-in, non me la rischierei su Gael. Gael bilanciato sulla danzatrice, raga. Siamo a livello 42. Non lo so, non lo so. Fate voi. Qua. Stamina o tempo? Sì, adesso sì. Tra un po' lo farò. Può uscire due volte lo stesso boss o no? Credo di no. Volevo farmi qui dietro. Perché ci sono un po' di drop, se non ricordo male, qua. Bello lui. Non ho fatto un backflip. Oh cazzo, 1, 2, 3. Fatto. Qui, esatto. E ci apriamo anche sto shortcut, che in realtà non ce ne frega un cazzo di base, però sempre meglio averlo che non averlo, no? E voglio andarmi a fare quello che dovrebbe essere il Black Knight, ma vedremo chi è. Ok, cretino qualunque. Sappi che ti gufferò tutta la run senza cattiveria, va benissimo. Minchia, un'altra spada di Astora. Era l'arma di inizio build. Qua c'era il carbone di Farron anche veramente, quindi i cosi sono considerati oggetti chiave a quanto pare. Va bene. Basta, volevo fare solo questo, un giretto qua. Vai. Andiamo. Pronti? Posso livellare già? Sì. Welcome host. Very well. No, però, perché prima ne hai trovato un altro di carbone. È vero. Quindi, boh, non si è randomizzato a caso. Forse. Stamina. Stamina.
Guarda il lato positivo, i boss più ostici te li stai facendo già all'inizio. È vero, ma infatti non sta andando troppo male. Non sta andando male, raga. Potrebbe aver randomizzato nello stesso oggetto, possibile. Va bene. No. Qua. Un traiettino al volo, raga, perché qua secondo me non c'è trippa per gatti. Non si fa Gael a sto livello. Skipperò. Non c'è trippa per Gael, esatto. Ma vabbè. Ok. Corretto. Allora, mo almeno qualche danno glielo facciamo. Ok, sono sempre 5 hit per lo stagger. Siamo a 2, 3, 4 e 5. Perché non ti sei staggerato, ammo? Ma mi ha scammato uno stagger, sto stronzo. Che cazzo? Dai. Ah, cazzo, ho sbagliato. Non stava andando tanto male. Ah, cazzo, la betta era aperta. Cazzo. Annullo. Devo annullare. Devo annullarla. Che palle, vabbè, ve ne faccio un altro. Hanno bettato dopo, la devo annullare. Scusate, raga, mi sono completamente dimenticato. Scusate. Via. Un minuto, ribettate. Vai. Mi dispiace, raga, mi dispiace. Colpa mia, colpa mia. È partita però, potete bettare. Un minuto, qua anche se bettate che siamo già entrato, va bene un minuto, va bene un minuto. Comunque sapete che non è così infattibile, raga. Non lo vedo così infattibile. Comunque sì, sembra che rimanesse sempre in fase 1. Sembra che rimanesse sempre in fase 1. Non mi sono preso la... brace. In realtà non è un grande vantaggio, perché la fase 1 non è necessariamente più facile delle altre, in my opinion. Che palle! Niente, devo annullarla comunque. No, vabbè, non devo annullarla in realtà. Non devo annullarla, posso darveli questi. E ve ne faccio un'altra. Sempre un minuto. Però a sto giro, raga... Allora, equipiamoci un attimo come si deve, dai. Abbiamo roba?
No, qua non ci interessa un cazzo. Lui non ha debolezze particolari, no? No. Via. Facciamo che non entri fin quando non si chiude. No, vabbè, ma adesso... A parte che adesso sicuramente sarà così. Ma comunque l'altra va, va bene, ve li ho dati uguale. Ciao, Lixon. Guarda Bet. 27A, 70 qualcosa. La vedo dalla mini preview. A rigor di logica dovrebbe essere 27 a 73. Ma che cazzo, dai. Va bene, ci sta. In realtà ho sbagliato io, bastava schivare verso avanti. Dai. E non prende lo sta... No, però raga, non ha senso. Dovrebbe... Allora, o è diverso qualcosa, o è rotto. Lui al quinto colpo deve staggerarsi. Cioè, tutta la mia strategia si basa su quello. Sul fatto che lui prende 5 colpi e poi si staggera. E non sta succedendo. Vai, parte un'altra bet. Almeno un try bello lo voglio fare. Cioè, non dico che lo battiamo, anche perché decisamente non è questo il momento di batterlo. Però niente, finiti i cornetti, nylon. Gael è troppo per Mauro. Questo non dirlo neanche per scherzo, Matteo. Come si vede chiaramente, Mauro gliele sta concedendo ste win. E si vede chiaramente. Maledetto, non mi hai preso con l'ultimo, te lo sei inventato tu. Non avevo capito che stava facendo quello. Che errore bere lì, che errore. Che errore. Buttato un try che era anche buono. Diciamo che non è esattamente l'arena migliore per combatterlo, sono d'accordo, anche se poteva andare peggio, poteva essere Midir, esatto. Ma infatti non mi sto lamentando, non... Se fossimo una decina di livelli più di così, sarebbe un fight fattibile. Così è comunque fattibilissimo, Però è bello, bello hardcore. Lo rifacciamo, dai. Ci facciamo un altro bel try, che ne dite? Vi va? Vi va un altro bel try sul Gaelone da Catania? Ma sì, dai, facciamolo. Sto try qua non era brutto, raga. Non era brutto. Poi di base, lui... Non lo conosco abbastanza bene perché l'ho fatto solo una volta nella mia run, che avete visto magari qualche mese fa, e l'ho battuto al terzo try, quindi non è che lo conosco perfettamente. È comunque il mio boss preferito del gioco, è incredibile, è bellissimo, è bellissimo. Però ci sono alcuni attacchi che ancora non so leggere perfettamente, raga. Difatti io l'ho fatto 3 volte lui, fine. Di cui 2 perdendo, tra l'altro. Cioè 3 volte che ho fatto, ho perso e poi ho vinto, fine. Fase 1 per assurdo la trovo più unreadable rispetto alla 2 e la 3. Le altre sono più frenetiche, ma questa la trovo più difficile da leggere. Mamma mia. Fa dei danni esagerati.
fa dei danni esagerati. Vai. Un altro try, via. Bet partita. È che stiamo finendo le braci. Vi dirò, mi faccio il try senza brace. Allenamento. Ed è comunque più leggibile di alcuni boss di Elden Ring. Ah, vabbè, ma mani basse. Ma lui è un boss della Madonna. Cioè, comunque lui è leggibile. Solo che, dico, per me la fase 1 è un po' meno leggibile delle altre due, perché l'ho vista meno. No, lui è un boss della Madonna, raga, bellissimo. Ovviamente fatto al livello giusto, non così. Bastardo. Ma dai, con cosa mi hai preso? Ma dai. Ma dai. Dai. Mi sento che ce l'ho ed è per quello che mi rode il culo, di fatto. Cioè, perché sento che se può fa. Via di bet. Fa delle combo difficili da rollare. Ma in realtà nessun suo attacco è così difficile da gestire. È difficile da leggere, secondo me, la fase 1. Cioè, è difficile capire quando ti sta concatenando quali attacchi. E senza poter usare la strategia dei 5 colpi, diventa veramente un boss tosto. Con la strategia dello stagger, lui è decisamente più facile. Questo è bastardo. Ne approfitto. Dai. No, 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 no. Sì, vabbè, però cazzo, non mi puoi prendere così, dai. Vieni, maledetto. Non ce l'abbiamo, raga. Non ce l'abbiamo. Tuttavia, io un'altra bet la faccio. Lo stagger tra un hit e l'altro dura 30 secondi e poi si resetta. Ah, ok. Però non... Allora,
Sì, ma credo comunque che non ne bastino 5 per qualche ragione. Non so se perché è rotto con la randomizer oppure se forse la nostra arma non fa abbastanza danni, non lo so. Nox, comunque prima ho bettato 60k su no, non te ne sei reso conto. Ah, benissimo. Pronti. Ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Maledetto bastardo. Maledetto bastardo. Dannato. Dannato. Ci ha fatto sprecare una brace pure. Così. Dai, ultimo try. Ultimo serio. Ultimo serio, dai. Ci sta. Se anche non lo facciamo, ci sta, raga. Tanto da lui ci dovremmo venire tipo tra 10 boss. Va bene. Ultimo serio. Che anche se lo lasciamo con un HP, comunque quittiamo, raga. Ultimo serio. Bettate tutto quello che avete, le rimanenze. E chiudiamo la giornata. Dai. And we call it a day. Fedele a Mauro nonostante tutto, grande. Olin di 1009, bravo Slaughter. Non la metto la brace, fanculo. Si va. Ultimo try, vai. Il Diacerra centro. Vero. Canon. Oh, mi concentro, non vi leggo un attimo. No. Bruttissimo. Ma va bene così. No, non è vero, non va bene così. Ci deve essere un ultimo vero ultimo try con la brace. Poi basta davvero. Poi basta davvero. Vi sto ludopatizzando. Piano piano, vai, ultimo try. Oggi chiudiamo così. No, non si può chiudere su sto try, faccia troppo cagare. Try con la brace, ciao. Ti ho fregato, sì. Esatto. Vai. Try con la brace. Poi basta veramente però, Basta veramente. Hitbox di merda, dici. Ma in realtà non... No, non sono così male le hitbox. Sto sbagliando io in realtà i tempismi per schivare, raga. E l'arena non aiuta. No, non sono così male le hitbox di Gael. Sono abbastanza pulite, anzi. Quanto ci credete che è l'ultimo try? Beh, se vinciamo è l'ultimo. No, ma è l'ultimo comunque, raga. Pronti? Il super mega ultimo try. Si va. Jake, Large Thrones l'ho provata. Bellissima mod, artisticamente parlando, concettualmente parlando, ma molto sbilanciata. Hanno detto che fixeranno, quindi sto aspettando. Vai. Oh, non vi leggo, Stronzo era di nuovo quello. Mi sembrava il colpo singolo.
No, no. Va bene così. Va bene così, raga. Ci torniamo tra un po'. Magari alla fine del prossimo episodio ci torniamo. Alla fine del prossimo. Ci sta. Ci sta. Cassa. Sì. Vai con la cassa. Brown, benvenuto. Si fa, ma quanto ti mette sotto pressione Gal con quei balzi? Ma infatti, minchia, 100% sul no. No, si fa, si fa. Cioè, è super fattibile, super fattibile. Se uno ci va fresco, secondo me, e va in tryhard mode, lo fa. Però comunque arrivarci così dopo due aree, due boss, a fine live, sottolivellato, abbiamo fatto un po' di try, magari ci usciva, ma vedo che non siamo ancora abbastanza vicini da dire vabbè, lo tryhardo altri 10-15 minuti e si fa, no? Rischiamo che diventa mezz'ora e non ha senso. Siamo super sottolivellati. Tra un po' ci torniamo, tra un po' ci torniamo. Mauro ha deluso la sua fanbase. No, ovviamente no, no, ovviamente no. Sta solo facendo intrattenimento. Mauro potrebbe schioccare le dita e far esplodere Gael, ma non lo fa. Potrebbe fare lo stesso con la città di Catania, ma non lo fa. Va bene, signorina. Un inchino. È un gentleman. Lo sapevate già. Un gran gentleman. Purtroppo siamo tutti rancidi. Vedete? E non ho trovato il modo per derancidizzarmi, che è un termine che credo non esiste, l'ho inventato io adesso, comunque hanno inserito petaloso, quindi potrebbero inserire anche questo. Quindi cosa ho fatto alla fine dell'ultima live? Dico, vabbè, mi scarico Cheat Engine e mi givvo l'anello che ti toglie l'estetica. Benissimo, scarico Cheat Engine insieme a una quarantina di malware probabilmente. Lo installo. Cheat Engine, quando lo installi, ti installa, anche se tu dici di no, altri tipo 5 programmi che non vuoi. Quindi poi li ho disinstallati. E poi ci ho provato un po', ma non ha funzionato. Non so se non abbia funzionato perché c'era qualche conflitto con la randomizer. Comunque ogni volta che provavo a givarmi l'anello... Givarmi, come cazzo parlo, raga? Ogni volta che provavo a darmi, a conferirmi l'anello... crashava il gioco. Non so se sia un problema della randomizer, onestamente, non so se sia un problema di Cheat Engine, non so se sia un problema dei 15 malware che ho scaricato insieme a Cheat Engine. Pinasu, benvenuto. E quindi niente, non sono riuscito a farlo. Però cosa ho fatto? Sono andato da Velka, alla statua, ho pagato 3.000 anime, 3.000 cucuzze, 2 milioni di euro cash, c'è un backflip, un 2-3, fatto. E mi sono ridato l'estetica normale, no? Mi sono ridato l'estetica normale. Peccato che poi dopo sia tornato così, per qualche ragione. E ora niente, siamo bloccati in questa situazione qua. Perché non possiamo neanche recuperare dalla guardiana. Perché non sappiamo dove si trovi l'oggetto che serve per fare questa roba qua. In cima alla torre c'era un'altra roba, ovviamente. Vabbè. Niente. Allora vi lascio su di lui. Comunque, tutti gli uomini Chad in questo seed hanno la gonna. Per chiudere, in chiusura, lo bombio lo passi con Aegon, via. E voto drip. Smash. Bombo forte, ok. Ci sta? Voto drip. Bombo, 8.5. Ci sta. 8, no, ci sta, ci sta. E bravo Aegon, schiaffetto di incoraggiamento. Va bene. Signori, guarda qua, sul panorama. No, qua, guarda che bello. Opla. Ah, così, sulla visuale, sul pacco. Signori, grazie per aver seguito questo terzo episodio di Dark Souls 3 Randomauro, prima edizione. Spero che vi stiate divertendo quanto mi sto divertendo io, o anche solo la metà, perché io mi sto divertendo davvero parecchio. È figa sta randomizer, è divertente. Mi spiace per l'aspetto.
Mi spiace per l'aspetto, perché Mauro era così bello. E vabbè, va bene così. Poi vediamo, magari un modo lo troviamo. Ragazzi, grazie a tutti per la compagnia, per aver seguito. Se state guardando da YouTube, grazie anche a voi. Vi ricordo, come sempre, se volete rimanere aggiornati su tutti i contenuti, server Discord. C'è il comando in chat, c'è il link sotto il video di YouTube. Ragazzi, buona serata a tutti. Buona cena, che è quasi ora. E un bacio grande. Ciao. Mua.